Benvenuti a Il Punto, la trasmissione di approfondimento politico istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi non avremo il consueto confronto fra un consigliere di maggioranza e uno di opposizione sui temi di attualità. Eh, nostra ospite, la Presidente dell'Assemblea legislativa eh, Donatella Porzi. Benvenuta e con noi i colleghi Italo Carmignani, responsabile dell'edizione Umbria del Messaggero, Riccardo regi vice direttore del Corriere dell'Umbria, e Roberto Conticelli, responsabile del, dell'edizione Umbria della Nazione e presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria. Benvenuti a tutti. Eh, Oggi vorremmo fare un, diciamo, un breve consuntivo eh, sia di fine anno che di fine mandato per eh, la presidente e per l'ufficio di presidenza del Consiglio che per regolamento scade dopo 30 mesi. Il 31 alla fine dei i primissimi eh, del, di gennaio, scadrà diciamo, il mandato dell della presidente, dovrà essere, eh, ci saranno nuove. Eh, elezioni. Quindi l'occasione per fare un bilancio di due anni e mezzo abbastanza pesanti. Ehm. Una situazione che ha visto per la prima volta il numero dei consiglieri ridotto, il numero de degli assessori ridotto, i problemi sicuramente aumentati da un punto di vista economico e sociale, quindi anche una mutata situazione politica, un livello di confronto più serrato, più forte. Fra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno degli stessi partiti eh, dei partiti omogeni, una situazione economico occupazionale delicata, con eh, segnali di ripresa lievi ma anche con preoccupanti situazioni in vari territori eh, dell'Umbria. Quindi siamo un po' a un giro eh, di Boa. Ecco, quindi vorremmo. Eh, che eh, animaste questo confronto con la Presidente. Vediamo, facciamoci raccontare un po' cosa è accaduto e se c'è qualche obiettivo sul quale, eh, andare, verso il quale andare. Cominciamo partiamo, con Carmignani. Partiamo dall'attività del Consiglio, che ovviamente è un momento importante, soprattutto perché abbiamo una situazione in questo, in questo frangente in cui si discute poco di politica. E quindi il Consiglio è un momento, un'assemblea decisiva e il Movimento 5 Stelle chiede che ci sia una maggiore attività dal punto di vista così, del parlamentino umbro. E quindi chiediamo alla Presidente se questo è possibile aumentare l'attività e se veramente c'è un'attività in qualche modo ridotta o soprattutto legata ad un come dire, assenteismo che è un po' quello che si contesta a livello nazionale nelle grandi assemblee legislative. La ringrazio per questa domanda perché mi dà l'occasione di fare una riflessione su quello che è spesso un dibattito che tra la maggioranza e le minoranze non soltanto con i 5 Stelle, diciamo, su questo tema ehm, si dibatte. Il momento del consiglio, il momento della discussione, del confronto, del confronto pubblico, perché appunto andiamo in streaming e questa è l'occasione anche per rendere questo dibattito e questo confronto fruibile alla nostra comunità. E, mh, ne faceva prima cenno il direttore Bertini: noi con questo consiglio abbiamo sperimentato una variazione dei numeri significativa, siamo scesi da 30 consiglieri a 20. E abbiamo visto una riduzione anche del numero degli assessori, che sappiamo essere per eh, tre eh, unità su cinque anche consiglieri, quindi eh, con eh, il doppio ruolo che logicamente va eh, in qualche maniera a sovrapporsi anche con una serie di attività che spesso li vedono impegnati fuori regione, per quelli che sono i confronti con le altre, le altre assemblee, penso alle assemblee Stato-Regione, penso ai confronti che a volte si rendono necessari e che arrivano anche all'ultimo minuto, convocazioni ministeriali che eh, fanno sì che il nostro calendario, che in genere facciamo diciamo, mh, bimestralmente per dare la possibilità a ciascuno di organizzarsi, debba subire delle, delle modifiche. È successo in più di un'occasione che il numero è venuto meno e quindi che si sia dovuta interrompere un'attività di questo Consiglio. Certo, mi rendo conto che ehm, questo agli occhi eh, dei più... Se, ci si ferma a questa osservazione superficiale potrebbe apparire come una, un modo non eh, garbato e rispettoso del ruolo del Consiglio. Però magari visite inaspettate o decise all'ultimo momento di qualche ministro, di qualche sottosegretario, di qualche europarlamentare, che sono eh, state molto frequenti in questi ultimi due anni e che, soprattutto nell'anno appena diciamo, trascorso, anche in virtù degli eventi sismici, ha visto una presenza molto significativa sulla nostra regione di persone che hanno voluto dedicare parte della loro diciamo, attenzione, delle loro energie a verificare e a testare di persona quello che stava succedendo, ha fatto sì... Che i numeri venissero meno. Però i numeri poi vanno letti, vanno interpretati, sul numero delle sedute siamo in linea con uh, i numeri degli anni precedenti. E mi permetto di dire che il question time, che poi è una delle attività, diciamo, che sta particolarmente a cuore, anche eh, appunto alle minoranze. Eh, di quelle discusse abbiamo, registriamo un più 34,7% rispetto allo scorso anno, che mi sembra un numero ragionevole. Poi se ci fermiamo proprio sui dati e andiamo a verificare se ogni mese sono state effettuate le due sedute di question time, forse qualche volta l'abbiamo saltata, ma abbiamo recuperato nei mesi successivi cercando di dare l'opportunità. A tutti di avere il giusto spazio e la giusta, diciamo, visibilità, che, che logicamente deve essere garantita perché ci possa essere una democratica partecipazione e interpretazione anche di quello che stiamo vivendo, prego, Regi. Eh. Inizio con una domanda diciamo, leggera, nel senso: ma eh, in passato, nella tua esperienza di, in provincia, diciamo, ti sei occupata di scuola. Questo è un momento importante per i nostri giovani e per la formazione che dovremmo assicurare, con richieste importanti che sono arrivati anche a livello di formazione dei nostri istituti. Il dibattito è in corso, è proprio recente, quindi ti chiederei una valutazione dello stato dell'arte, cioè quali istituti possono veramente pensare di proporre qualche cosa di importante per i nostri giovani, quindi per il futuro di questa regione. E la seconda visto che parliamo di scuola, ti chiederei di dare un voto, eh, visto che insegnante poi sei di fatto, a quella che è stata onestamente l'attività di questo Consiglio eh, regionale. Grazie. Addirittura le fagelle, no, non siamo alla fine del quadrimestre. No, sì, 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 assolutamente sì. sì mi fa piacere questa mh, possibilità di esprimere un po' una valutazione sul sistema del mondo scolastico, che è il mondo al quale io sono particolarmente legata per professione, ma direi anche per vocazione, perché molta della mia attività anche da presidente ha cercato veramente di aprire un po' le porte di questo palazzo più di quanto veniva fatto prima e diciamo, approfondendo e ampliando alcuni aspetti di questa attività che vanno verso l'avvicinamento la, dei giovani a, alle istituzioni e questo può avvenire soltanto attraverso la conoscenza. Noi abbiamo, credo, quasi ogni giorno una scuola che viene dalla nostra regione, dei diversi gradi scolastici, che arriva, che viene accolta, fa il giro del palazzo, incontra i consiglieri, incontra, vede l'attività delle commissioni. Ma ci siamo spinti oltre perché abbiamo cercato di dare anche l'opportunità attraverso un bellissimo progetto. Eh, realizzato dai nostri uffici e eh, che ha avuto anche dei riconoscimenti importanti, eh, rivolto logicamente ai ragazzi della secondaria di secondo grado, abbiamo partecipato alla fase ascendente del diritto europeo attraverso veramente l'esercizio del, del dibattito e delle discussioni con delle proposte che sono arrivate proprio in Commissione europea. Quindi chiusa questa parentesi che io trovo estremamente importante e formativa perché i ragazzi arrivano già preparati, il che significa che all'interno del le scuole, questa educazione, eh, la cittadinanza è una forma di educazione civica che viene meno come materia istituzionale, ma non può venire meno nel, nel, nell'attuazione pratica di qualsiasi disciplina, esiste e è un modo, a mio avviso, importante per eh, formare. E sul tema invece che tu uh, sollecitavi, cioè quello della pianificazione degli indirizzi, che è un po' un tema che mh, più che le grandi realtà diciamo, eh, riguarda un po' le nostri, i nostri territori periferici, no? Che sono quelli che rischiano di più perché i numeri poi eh, danno stabilità alle, alle autonomie scolastiche, sono quelle che eh, garantiscono la permanenza di una scuola rispetto a un territorio. Ciclicamente si verifica una sorta diciamo così, di, di richieste che si sommano, qualche volta si sovrappongono, quantomeno sfiorano confini molto labili rispetto agli indirizzi che vengono richiesti, che rischiano di generare delle difficoltà. E allora, se da una parte c'è il tentativo legittimo e assolutamente comprensibile di un amministratore, di un dirigente scolastico, di voler dare stabilità alla propria struttura, va altresì ricordato, e qui subentra il compito delle istituzioni sovraccomunali, penso all'assemblea provinciale in primis, al parere degli uffici scolastici regionali e infine al nostro uh, giudizio che è quello definitivo, se così vogliamo, di dover guardare la situazione nella sua interezza mm -hmm. e di fare ragionamenti che siano di territorio. Perché è vero, corroborare una situazione significa mettere in sicurezza un plesso, la stabilità di alcuni professionisti, di alcune realtà, ma al tempo stesso rischia di, eh, di, di creare delle vulnerabilità e delle criticità in territori limitrofi. E paradossalmente i territori che sono più prossimi ai grandi centri sono quelli che sono più a rischio di, di estinzione. E quindi ecco, è un equilibrio molto sottile che si gioca, secondo me, sul buonsenso e sulla capacità di ragionare per territori, cercando di partecipare con le comunità che sono fatte di insegnanti, di persona alleate, di dirigenti scolastici, ma di genitori che non tutto si può avere ovunque perché pensare di avere eh, tutti gli indirizzi in ogni realtà senza poi avere eh, l'utenza necessaria per tenerla aperta eh, diventa un cane che si morde la coda e che non giova a nessuno. È un bel problema. L'Umbria dei cento campanili è in un Scusi, argomento semplice. Scusi, ma il voto al Consiglio... Ah, al canale, il, voto consiglio, dato, il voto al Consiglio! Ma io mi sento di dare un 7, visto che mi hai detto di esprimere dall'1 al 10. Che un buono. Che sarebbe un buono, sì. Perché? Perché dico che al di là di quello che può apparire, delle difficoltà, delle criticità, delle polemiche che a volte mh, vengono, diciamo così non voglio dire alimentati in maniera strumentale, io noto da parte dei miei colleghi di maggioranza e delle minoranze una grande voglia di spendersi per il ruolo a cui sono stati chiamati. Poi il risultato di consette, perché è certo che potremmo fare molto di più, però eh, è un consiglio anche relativamente rinnovato no? per certi versi. Io mh, prima non ho detto che nei dati della nostra attività quest'anno nelle proposte di legge rispetto all'anno precedente abbiamo visto aumentare le leggi proposte dal Consiglio. Vuol dire che intanto c'è stata una forma di rodaggio, di, magari, di studio, di approfondimento che ha fatto sì... Che ci si rendesse conto magari di quello che può servire, perché poi legiferare per legiferare non è quello che dobbiamo, certo. a cui dobbiamo mirare, anzi, noi dobbiamo assolutamente cercare di snellire, di sburocratizzare, di rendere. Più semplici certi processi per le nostre comunità e non ci verranno date delle medaglie per il numero di leggi che produciamo, ma per l'effetto che queste potranno, pro anni, ecco, potranno certo. produrre sulla nostra comunità. Assolutamente questo Senza sì. Altro. Però una valutazione positiva si può sì, migliorare. si può fare sicuramente L'Umbria dei 100 campanili sulle questioni della scuola trova un argomento di estrema di grande sensibilità. Conticelli. Presidente, eh, ogni vent'anni purtroppo la nostra regione ha a che fare col terremoto. È un dato drammaticamente reale. Eh, 1997 una ricostruzione molto umbra e una ricostruzione sostanzialmente positiva. 2016-2017 eh, una ricostruzione romana, burocratizzata. Qual è il suo giudizio su questi, questi aspetti riguardanti la ricostruzione attuale? E cosa può fare in concreto un Consiglio regionale per cercare di dare una mano agli sfollati, ai terremotati, per cercare di velocizzare l'attività di rinascita? Beh, eh, intanto la valutazione che hai fatto è correttissima, due metodi diciamo abbastanza diversi, anche se il tesoro di quell'esperienza che è stata maturata nel 97, ma direi ancora prima nel 79 ha permesso all'Umbria intanto di reggere all'urto di queste scosse in maniera diversa rispetto ad altre situazioni e questo attesta un lavoro positivo che è stato compiuto precedentemente. Di fatto questa, diciamo, questa realtà che ci ha visti un po' legare la nostra esperienza a quella di altre regioni che hanno mh, avuto situazioni diverse da affrontare, in primis le vittime, e ehm, probabilmente anche altre realtà hanno influito nel non vedere la stessa dinamicità e lo stesso modo di eh, approcciarsi a, al problema. Le marche che hanno il territorio più esteso colpito, il numero dei comuni più ampi, ha avuto sicuramente qualche difficoltà in più rispetto a noi e questo eh, nei momenti in cui ci confrontiamo con i nostri colleghi delle altre regioni eh, emerge. Certo, il dover in qualche maniera raccordare le esperienze, sia pure di un'Italia di, un di centro, perché poi siamo tutti lì, no? eh, fa sì che a volte eh, questo elemento che poteva rappresentare un elemento di garanzia rispetto a certi sistemi, all'utilizzo di, eh, di certi percorsi, può in qualche modo forse aver rallentato. Però ci sono anche situazioni diverse, perché io quando penso ai modelli, sono tutti modelli che vanno contestualizzati nel momento in cui eh, si realizzano. Cioè, ho ancora oggi, mh, nello scorso anno, in questo anno, abbiamo partecipato. Alle situazioni, per esempio, che celebravano il modello friuliano del 76 no? sono passati 40 anni. Cioè noi se noi guardiamo quelle immagini e quelle situazioni mm. il giorno dopo del, del terremoto, ogni cittadino era sopra la sua casa che muoveva le macerie. Oggi questo dico per fortuna non si può più fare perché eh, le zone rosse, il mettere in sicurezza, il fare delle valutazioni che siano innanzitutto. Diciamo rivolte al evitare che eh, situazioni un po' così poco sicure eh, mettano nelle condizioni di creare ulteriori problemi, ci hanno in qualche maniera messo nella condizione di avere dei percorsi che agli occhi di chi vive quell'esperienza è sicuramente un percorso troppo lungo. Poi sulle casette e sul, eh, su quello che è stato fatto, sulle polemiche che sono nate intorno, le cose vanno sempre guardate in profondità e mi permetto di dire che laddove ci sono stati eh, anche delle lamentele. Noi dobbiamo consegnare, mi pare, non so se il 15 o il 20% delle casette, ma che sono state ordinate e eh, richieste nel mese di agosto, quindi non mi sento di dire che l'Umbria ha avuto chissà quali ritardi se nel fare un esproprio a un terreno c'è cioè un ricorso al tar ci sono delle situazioni che non si eh, possono preventivare certo che i tempi che il, la tabellina di marcia che ci eravamo dati può subire degli slittamenti potevamo fare meglio certamente sì Qual è stato il ruolo del consiglio quello di ehm, intanto non ostacolare l'attività dell'esecutivo che era in prima linea per poter gestire le situazioni di emergenza e poi, veramente, di dare quella priorità a tutti quegli atti necessari e sufficienti per dare l'avvio alle azioni che riguardavano proprio la nostra, le nostre istituzioni. Non tempo per fare almeno un altro, altri due giri di domande. Se cerchiamo di tenerci ecco, un po' nei tempi, prego. Ma niente, mi permetto intanto di dire che la burocrazia è un, un male comune e soprattutto non bisogna scaricarla sui palazzi romani perché ho seguito il terremoto con abbastanza attenzione per dire che la burocrazia a volte ce la cerchiamo anche noi, o soprattutto le scelte sbagliate sono molto locali a volte e in questo terremoto è successo che sono stati degli, degli errori di valutazione, specialmente nelle prime ore dell'emergenza e questo mi permetto di dirlo, ehm, però dicevo appunto il male comune è la burocrazia e abbiamo una vicenda abbastanza complicata che mi tocca fare il, il, il pirino cattivo in questa cosa che attraversa il Consiglio regionale e che è relativa a un'inchiesta che si chiama Le spese pazze della Regione. Eh, dire, importi non importantissimi di spese che non collimavano con quelle che poi erano gli effettivi usi eh, da parte dei consiglieri. Ci sono inchieste da un punto di vista penale, inchieste da un punto di vista contabile. Ma soprattutto abbiamo capito, un po' tutti noi dell'informazione, che c'è stato anche un regolamento che in qualche modo non era eh, così chiarissimo e quindi è vero, sono stati commessi degli errori, ma anche in virtù di una appunto, burocrazia che, <ride> che purtroppo permette di guardare sempre le bottig la bottiglia mezza vuota e mezza piena. La domanda è questa, abbiamo un nuovo regolamento, avremo ancora altri strascichi di questa, di questa vicenda oppure diciamo così adesso siamo a un punto di svolta? Ma io credo che ci avviamo alla conclusione di questa, non sono una, un magistrato, non sono io che posso darvi queste certezze rispetto alla fine di, di, della chiusura di una nuova vicenda che ha riguardato il precedente Consiglio e che come ehm, appunto sottolineavi, Credo sia veramente il frutto di un regolamento che non chiariva bene i limiti dell'attività amministrativa rispetto a quella politica. Perché poi, trattandosi di cifre così. Non importanti. Non importanti, ecco, Lasciano presupporre magari che magari sia stata una forma di interpretazione non chiara. E allora ecco, la burocrazia, a volte noi dobbiamo proprio procedere a dare poche regole chiare che siano dei solchi nei quali muoverci senza libertà di interpretazione, perché poi queste, queste cose creano danni. E poi sull'inchiesta. Sull Logicamente massima fiducia. E adesso c'è questa, questa chiarezza? Beh, mi sembra abbastanza chiaro, mi <ride> sembra abbastanza definito, sì, assolutamente. Prego, Regi. Dal, mondo, dal panorama sindacale, eh, negli ultimi mesi sono venuti messaggi piuttosto forti e decisi nei confronti della, della regione eh, per quello che riguarda la politica del lavoro, anche perché ci sono situazioni di crisi importanti rispetto alla grande, alla grande industria, eh, però anche alla media industria e piccola industria. Ecco, da questo punto di vista, quale tipo di risposta oggettivamente si può pensare che si possa avere nei prossimi mesi? Eh, qui siamo veramente nel tema dei temi, perché il grande problema è quello del lavoro e delle nostre aziende e di tante vertenze che sono aperte ormai da tanti anni sul nostro territorio. Noi per noi la crisi è arrivata veramente prima rispetto a quello che si, è, il dato che si è registrato sul campo nazionale. Quali risposte dare? Sicuramente guardare alle piccole e medie imprese con una maggiore attenzione e con risorse che vadano diciamo, ad aiutare la possibilità di investire. Eh, su ta sulle tante crisi aperte, sulla possibilità di creare anche quegli incentivi per quanto riguarda chi può investire, chi può acquisire alcune realtà che si sono messe anche sul mercato cercando delle disponibilità, l'intervento della Regione può essere soltanto quello di creare e favorire le possibilità di incontro, certo. di informazione attraverso tavoli istituzionali, coinvolgendo il Ministero, ma certo mh, è difficile e quindi mh, è una strada veramente in salita che ci preoccupa, i dati che noi abbiamo sono dati che in qualche maniera... Vedono alcune grandi aziende muoversi speditamente e tante piccole realtà, medio piccole realtà che purtroppo soffrono e per le quali la strada è ancora in salita. Quindi la nostra presenza, la nostra attenzione è massima, ma rispetto ad alcune situazioni c'è anche un'impotenza oggettiva, perché eh, come intervenire? mettendo a disposizione risorse, sì, per gli investimenti, ma ci vogliono dei piani che poi possano avere della sostenibilità. C'è un sistema che non afferisce alla volontà politica della regione soltanto, ma che chiama in causa diverse altre realtà e su questo veramente c'è una grossa preoccupazione che è una preoccupazione bipartisan. Che a mio avviso poi non deve neanche ridursi nelle fasi, diciamo così, anche di propaganda, perché noi abbiamo ascoltato, accolto tanti dipendenti che preoccupatissimi si sono rivolti al Consiglio per cercare logicamente un momento di ascolto, di condivisione del problema. Eh, la consapevolezza c'è tutta, però ecco, abbiamo anche la contezza che siamo di fronte a una strada veramente in salita. Prego Conti, Settore il trasporti Presidente, eh, ex Ferrovia Centrale Umbra, Freccia Rossa, è stato un anno nel quale si è parlato molto di questi temi, un anno a luci ed ombre perché poi si sono inaugurate le gallerie della 77, il collegamento più rapido e veloce con le marche, quindi un bilancio in chiaroscuro. Però è un settore del quale il Consiglio regionale si occupa. Ma forse se ne dovrebbe occupare di più con iniziative anche finalizzate a cercare di liberare questa regione dall'isolamento, o mi sbaglio? Assolutamente no, non si sbaglia e questa è una delle tematiche che viene affrontata con maggior diciamo... Frequenza perché è il tema che scontiamo con un ritardo forse di anni, sia sulle manutenzioni, perché quello che è successo sull'ex FCU è purtroppo un arresto del, del, della tratta, nessuno l'avrebbe voluto fare se non ci fossimo trovati nella condizione eh, di doverlo fare. È logico che per fare queste cose ci vogliono risorse importanti, ci vogliono investimenti che fino adesso probabilmente sono venuti meno. Io non credo che si sia trattato di una scarsa attenzione, perché la consapevolezza che l'Umbria deve uscire da questo isolamento ce l'abbiamo sempre avuta tutti, a tutti i livelli. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questo problema si risolva per l'ex FCU. Per e che si guardi anche al tema del, dell'alta velocità con un po' più però, di lucidità non possiamo pensare che i Freccia diventino dei regionali come qualcuno propone che fa tutte le fermate da Terni, Spoleto, Foligno, Assisi, Perugia perché mh, credo che questo non risponda neanche no? ecco, Allora, consapevolmente alla realtà che siamo con l'utenza di cui possiamo disporre Andiamo verso queste sperimentazioni che ci sono state offerte per capire se magari eh, questa partenza da Perugia può rappresentare un'opportunità che raccoglie un bacino d'utenza che viene anche da, da altre realtà. Poi come diceva l'apertura del collegamento con le marche ha dato da subito i suoi buoni risultati, quindi siamo sulla strada giusta, c'è tantissimo da fare. E la nostra attenzione, credo sia della maggioranza che delle minoranze che su questo spingono con grande presenza e con grande diciamo attenzione, dimostra che c'è tutto l'interesse e la volontà di muoversi in questa direzione. Abbiamo poco più di un minuto, non abbiamo il tempo per un altro, per un altro passaggio. Mi permetto eh, io di fare una domanda? Sicuro, sono quasi sicuro di interpretare anche le diciamo le ansie de, degli altri colleghi e dei molti colleghi che lavorano all'informazione. Disegno di legge eh, di sostegno all'editoria e all'informazione è in arrivo in, eh, in Assemblea legislativa. Eh, possiamo contare su. Eh, modalità veloci, tempi e soprattutto contenuti che abbiano una reale efficacia per sostenere questo delicatissimo eh, settore? Credo proprio di sì, abbiamo fatto degli incontri a diversi livelli, di, prima di incontrare noi come ufficio di presidenza eh, c'è stato l'incontro con la giunta, l'assunzione di, di alcuni impegni seri riguardo alla tempistica, quindi... Eh, Speriamo e ci impegneremo per mantenere quanto abbiamo sostenuto, convinti come siamo che l'informazione è una parte importantissima per la nostra eh, comunità, la vogliamo sostenere, sappiamo che c'è un momento di crisi dal quale dobbiamo provare ad uscire eh, tutti insieme nella consapevolezza che se il mondo cambia dobbiamo trovare le formule per cambiare e non rimanere arroccati magari alle posizioni eh, dalle quali proveniamo sperando e cercando gli strumenti necessari per... Eh, perché questo mondo possa continuare a svolgere il suo lavoro così come è sempre stato in maniera seria, corretta, per dare quelle informazioni di cui i cittadini hanno bisogno per comprendere cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo e per esserci anche vicini. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringraziamo i nostri ospiti. Roberto Conticelli, responsabile dell'edizione Umbria della Nazione e presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria. Riccardo Regi, vice direttore del Corriere dell'Umbria. Italo Carvignani, responsabile dell'edizione Umbria del Messaggero. Grazie anche alla presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. Arrivederci e auguri a tutti.